L'ictus è una delle principali cause di morte e di disabilità in Italia e in Europa, con un notevole impatto sulla salute pubblica e sui relativi costi. La ESO, l'associazione che a livello europeo si occupa di questa patologia, insieme all'Università degli Studi dell'Aquila, hanno organizzato la Summer School per un confronto scientifico sul tema che si tiene dal 4 all'8 settembre 2023 nella sede di Palazzo Camponeschi. Professoressa Sacco, Summer School dell'ESO, European Stroke Organization, un evento importante per il nostro Ateneo, oltre 40 ricercatori e studiosi da tutta Europa per parlare di ictus. Siamo davvero orgogliosi come Università dell'Aquila di aver avuto il privilegio di ospitare questo evento molto importante. La Summer School viene selezionata la sede della Summer School ogni anno in base a una call aperta che la società rilascia, in cui applicano diverse sedi universitarie. In genere è molto competitivo perché è un evento estremamente ambito, perché porta insomma conoscenza, prestigio, vivacità culturale nelle sedi in cui viene ospitato. Quindi abbiamo fatto un paio d'anni fa questa application come Università dell'Aquila e fortunatamente è andata a buon fine, quindi siamo stati selezionati per ospitare questo evento. È molto bello perché ci sono, come ha detto lei, 40, sono giovani, questa è la cosa bella. Sono giovani che provengono da tutto il mondo e ci sono i principali esperti italiani ed anche europei come faculty e sono dei giorni bellissimi per lo scambio culturale, per lo scambio di informazioni scientifiche, ma anche per la possibilità di networking, di conoscenza, di connessione, di rapporti che si vengono a instaurare. Ecco, lei è la presidente entrante dell'ESO, entrerà in carica formalmente tra poco. Qual è la mission dell'ESO? La mission finale dell'ESO è di migliorare la cura e la conoscenza per l'ictus cerebrale. E questo lo si fa in tanti modi, tramite tante linee di azione. La linea di azione della conoscenza, quindi favorendo l'organizzazione di eventi formativi come congressi, come questo evento e come tante altre iniziative che fa la società. Lo si fa tramite anche una politica di advocacy. Siamo attivi ad esempio con gruppi allargati che cercano di fare interventi anche a livello politico della Comunità Europea o della World Stroke Organization per aumentare l'attenzione, il finanziamento sia alla ricerca e all'assistenza dell'ictus. E poi si promuove la cura anche favorendo elevati standard qualitativi di performance nei centri. Ad esempio, la società ha una commissione che certifica le stroke unit, che sono le unità in cui vengono gestiti i pazienti con ictus e che verifica anche che queste stroke unit abbiano dei determinati livelli di performance. E poi ovviamente tramite la ricerca, perché siamo una società scientifica fatta da ricercatori e quindi si cerca di mettere in campo anche tutta una serie di iniziative per favorire la ricerca e per favorire l'aggregazione e la conoscenza tra vari centri che possono fare ricerca. L'Università dell'Aquila è impegnata sia in attività di ricerca ma anche nella direzione di due reparti qui, di due stroke unit, uno nell'ospedale San Salvatore e l'altro all'ospedale di Avezzano. Sì, e ci sono due stroke unit a direzione universitaria qui all'ospedale dell'Aquila, come ha detto lei, una qui all'Aquila ed una a Avezzano. Sono unità all'avanguardia che sono in grado di offrire i migliori trattamenti ai pazienti che hanno ictus cerebrale.
Siamo anche impegnati in attività culturali, formative anche sul territorio. Ad esempio, stiamo partendo per una campagna di sensibilizzazione nelle scuole. Si chiama una campagna che partirà con l'avvio delle scuole, si chiama Fast Hero, che serve ad insegnare, diciamo a far nascere già dal periodo scolastico una cultura dell'ictus per favorire la conoscenza dei fattori di rischio e la messa in atto di tutte quelle strategie anche comportamentali che servono a evitare la patologia. Oltre che poi una campagna che serve anche a accelerare il momento tra l'insorgenza dei sintomi e l'arrivo in ospedale, perché l'ictus cerebrale è una patologia tempodipendente. Prima si arriva e più alte sono le possibilità che le cure risultino molto efficaci e che quindi possano salvare la vita e prevenire la disabilità. Purtroppo la conoscenza dei sintomi di ictus è ancora limitata, quindi ci sono persone nella popolazione che avvertono dei disturbi ma che aspettano prima di chiamare i soccorsi. Quindi questa campagna Fast Heroes mira anche a prevenire, a favorire la conoscenza di questi sintomi e quindi adottare comportamenti più adeguati. So, Professor Kelly, ISO is the European Stroke Organization. Why is it necessary to act at the European level? So stroke is one of the major killers in Europe. With stroke and heart disease together, they're the leading cause of death in Europe, the third leading cause of disability in Europe. Together, stroke accounts for more deaths in men and women than the six leading cancers combined. So cancer of the lung, cancer of the breast, gastrointestinal cancers, other major cancers. Stroke is equal to the six top cancers in terms of the death and disability it causes. Stroke caused more deaths during the pandemic among men and women than COVID-19 by about 75%. So it's a major public health problem in Europe. In 2017, 1.5 million people had a new stroke in Europe, and 9 million people were living after a stroke in Europe. The cost of stroke in Europe in 2017 was 60 billion euro to European governments. So we have a major problem with stroke in Europe, and we must act collectively to address stroke in Europe. The good news is that stroke is predictable and preventable. We know that about 90% of stroke is due to 10 common risk factors. Things like smoking, hypertension, elevated cholesterol, air pollution, diabetes. These very common factors that can be detected in the clinic and can be effectively treated either with medication or with lifestyle, or sometimes with an interdisciplinary, intersectoral type approach to encourage exercise, healthy lifestyles, reduce air pollution, etc. It's very important that health professionals, patient organizations, and governments work together collectively to define policies to tackle stroke across the entire chain of care, put those policies in a defined plan, a national stroke plan, fund the plan. Very important not to have the plan simply sitting in an office. The plan must be funded and a living document which must be enacted. And then the success of implementing the plan needs to be continuously monitored and refined so that the plan continues to be enacted effectively and efficiently in each European country. In order to try to promote the development of national stroke plans and also the collaboration between professional groups, patient groups, and governments, the European Stroke Organization has created the Stroke Action Plan for Europe. And it acts as a voice to advocate on behalf of patients to bodies such as the European Union, national ministries of health, the World Health Organization,
and other stakeholders. It also helps to coordinate health professionals and patient groups, and indeed ministries of health, around creation of national stroke plans. For example, we have developed through the Stroke Action Plan for Europe a stroke plan template where all of the key elements required for a national stroke plan across the entire chain of stroke care, from emergency ambulance pre-hospital right through to living long-term with stroke, all of the key elements required are covered in the stroke plan template. So we can advise ministries of health and professional societies about how to create their own plans and then how to move forward to implement them. The Stroke Action Plan for Europe also does other important work. For example, we now have developed a stroke service tracker, which takes our 12 key performance indicators for stroke, once again across the entire chain of stroke care, and measures for each country how well each country is performing according to the 12 key performance indicators, and then develops graphs and maps for all of Europe to show, yes, this country is doing very well on this metric, its neighbor is doing very well, but maybe it's not doing so well on supporting people after stroke, for example. So these are all available on the Stroke Action Plan for Europe website, which I would encourage everybody to visit to learn more about our programs.